Buongiorno ragazzi, oggi vi faccio questo video che è un'esecuzione di un brano dei Guns. Le parti di chitarra di un brano dei Guns che è So Fine, brano stupendo di Duff McKagan, il bassista, contenuto nell'album User Illusion 2. Da dove nasce questo video? Attenzione. Domenica era una giornata di temporali, qui a Genova era brutto. Fatto brutto nel weekend, si è anche rinfrescato. Allora ho deciso insieme alla mia compagna di andare a vedere un museo, a visitare un museo. Genova è piena di arte, è piena di palazzi, di castelli. In particolare siamo andati a visitare un castello che c'è qui a Genova, Castello d'Albertis, dove c'è questo d'Albertis che era un uomo, un navigante, un avventuriero di fine 800 genovese, che in tutto il suo peregrinaggio intorno al mondo raccoglie un sacco di oggetti di varie culture. Difatti è il museo delle culture del mondo, e poi si fa costruire questo castello anche a Genova, nel quartiere di Castelletto, in alto, con una bellissima vista sulla città e sulla Lanterna. Personaggio veramente affascinante. All'interno del museo, oltre a tutta la sua raccolta, la sua collezione di oggetti da tutto il mondo, da culture di tutto il mondo, a un certo punto c'è, al piano di sotto c'era una mostra di giocattoli di un altro artista, di giocattoli antichi di legno, e c'è una bacheca dove c'erano questi taccuini, questi quaderni, sia dell'artista che ha realizzato la mostra di giocattoli in legno, sia due taccuini di D'Albertis.
Tacquini, e c'era un'etichetta che io ho fotografato che adesso vi leggo. Che adesso vi leggo. Quaderni. Gli artefatti di Papetti, che è questo artista che realizza questa mostra di giocattoli, sono pregni di suggestioni raccolte dalla letteratura, la poesia, l'arte, la scienza. Strumento fidato nella ricerca è il quaderno, quello che i filosofi greci chiamavano ipomnemata. Il taccuino per gli appunti dove si segnano le cose che si sentono dire da persone sagge, si trascrivono frasi intriganti, si raccolgono idee e spunti per possibili sviluppi futuri. Nel quaderno, come affermava l'amico Gianfranco Zavalloni, si ferma l'idea, si fissa un pensiero che torna magari mentre si è nel laboratorio, dando vita a una serie di concatenazioni originali. Questo discorso del quaderno degli appunti, del blocco degli appunti, del quaderno, io l'ho sempre detto ai miei studenti, andate sempre in giro col taccuino, col quaderno degli appunti, appuntatevi delle idee, delle frasi, delle poesie, dei disegni, sempre dovete averlo dietro. I ragazzi oggi girano col cellulare, se hanno delle idee le appuntano sul cellulare, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Allora, Museo d'Albertis, Castello d'Albertis, c'era il taccuino di questo disegnatore e c'erano anche due taccuini di d'Albertis. Quindi anche entrambi, quindi l'artista e questo avventuriero, avevano il taccuino. Io ho sempre avuto taccuini, diari. Questo è un taccuino, questo è il quaderno che dicevano i filosofi greci, dove per esempio ho, vedete, dei disegni con la differenza fra la biscia e la vipera, come riconoscere la pupilla, il morso, la squamatura, eccetera, biscia e vipera. Ho per esempio su questo quaderno poesie, disegni, foto, come riconoscere i rapaci, per esempio. Ho delle cartine anche di gite fatte da me. Vedete, queste sono mappe, gite. Traversate scialpinistiche, gite scialpinistiche sull'Appennino. Questo è un quaderno. Quindi ho sempre avuto questi quaderni di appunti. In particolare lunedì poi, nel pomeriggio, mi sono messo col mio quaderno d'appunti. Questo è un altro. Vedete, qui mi segno repertorio, mi segno appunti. Partiture, rumba flamenca, programmi di studi. In particolare lunedì mi sono messo col mio quaderno e mi sono fatto queste due paginette dove mi sono trascritto i vari riff, io li chiamo riff, sì, le varie parti arpeggiate e ritmiche di So Fine. Quindi mi sono passato un paio d'ore tra gli altri impegni e tutto, ma a un certo punto, verso sera, mi sono messo a fare questo. Li coloro, va a sviluppare quella parte di creatività che è fondamentale per tutti, non solo per chi fa il mio mestiere. Mettervi lì e scrivervi il quaderno, vi consente di concentrarvi sull'azione presente, di essere mentalmente focalizzati e solo su quello. Vi consente di sviluppare anche quella parte di cervello inconscio che è fondamentale, no? Il sé, il cosiddetto sé. Quindi usare i colori, lasciare andare le mani, le idee, appuntare idee senza dover per forza dimostrare qualcosa, stare attenti che venga giusto, stare attenti che abbia un senso. Ecco, non deve per forza avere un senso un quaderno degli appunti. E quindi mi sono appuntato, tirato giù le parti di So Fine e così oggi è uscito questo video che vuole essere anche di ispirazione. Ora, se qualcuno fosse interessato, facciamo questo esperimento, a ricevere una scannerizzazione di queste due paginette del mio blocco degli appunti, del mio quaderno degli appunti, mi scrivo una mail, chitaradisagio@gmail.com,
Filmando una scannerizzazione, magari di queste due pagine e di altre due tratte dall'altro diario, che ne so. Vi mando un disegno, vi mando un disegno con una poesia. Vediamo, facciamo questo esperimento anche per vedere se c'è interesse per questo tipo di sviluppi mentali, molto distanti da quello che è la cultura di oggi, molto distanti, ma che, come vi dicevo, Castello d'Albertis erano sempre presenti nell'uomo antico. L'uomo, l'avventuriero dell'Ottocento, l'uomo dell'Ottocento aveva sempre un quaderno degli appunti. Attenzione perché fa la differenza, fa la differenza. Lo dico per tutti, non solo per i giovani. Portatevi sempre un quaderno per gli appunti dove appuntate frasi, idee, pensieri, anche alla rinfusa, e poi conservateli. Capito? Quindi se siete interessati, dico una cosa solo, quello che avete sentito troverete intro riff, riff 1A, 1A guitar 2, riff 1B, riff 2, riff 3. La canzone, come avete sentito, io mi sono avvalso di una backing track senza le chitarre. Cioè ho cercato so fine no guitar e mi è uscita questa backing track. Eventualmente vabbè, ve la cercate, So Fine, Guns N' Roses Guitar Backing Track with Vocals. Sentite che bella che è, già bella sentita così, cioè è vuota. C'è solo basso, batteria e le voci. Stupenda. Sono state tolte tutte le chitarre. In questo caso io ho messo, usando una chitarra classica, non mi interessa. Anche qua non è il senso, non è andare a riprodurre il suono esatto di Slash in un'esecuzione, non è questo il senso. Il senso è stare nell'azione. Quaderno, chitarra, meglio la chitarra scassata perché vuol dire che potete portarvela in giro, siete più liberi, più togliete, più cose togliete e meglio state, evidentemente. Se voi andate col vostro quaderno degli appunti a studiare in un bosco, anche potete portarvi la Gibson con la testata Marshall, no? Quindi liberi. E quindi poi ho messo la chitarra e le parti che ho tirato giù le ho messe qui. Vi faccio una breve. Per chi poi riceverà questo scanner, questa scannerizzazione, la risuono un attimo dicendovi che riff sto utilizzando, così riuscite anche a seguire, perché magari vedendo soltanto qui non sono conseguenziali, sono mescolati. Partiamo col riff, intro riff, no? Riff 3.
Guitar a orecchio. Sulla pentatonica di sol. Questo è. Vediamo se siete interessati a questo tipo di attività, che ripeto non è soltanto musicale, ma è di sviluppo artistico, di sviluppo personale e di benessere, ripeto, di benessere mentale. Benessere mentale. Ragazzi, io sto ricevendo migliaia di email, grazie anche ai pacchetti di lezioni che vi sto vendendo, vi ringrazio tutti gli acquirenti. Sto ricevendo migliaia di email. Devo dirvi una cosa in maniera molto sincera: ho capito che il mio lavoro qui non è soltanto di didattica musicale, ma è un lavoro anche, purtroppo, a cui sono chiamato, o meglio, che voi mi deputate, un lavoro psicologico. Tantissime email che ricevo partono, la partenza è sempre simile: grazie per tutto quello che fai per me, ti sento vicino, hai risvegliato in me la voglia di suonare, mi hai dato la spinta, la carica, i video, magari anche non solo musicali, dalla montagna mi piacciono tantissimo. Cioè, vedo che mi state dando un'importanza anche di, a livello di spinta personale, psicologica, in questo momento che è anche difficile. Chi ha una certa sensibilità lo capisce. C'è una grande difficoltà in giro nella nostra società, in particolare io parlo della società occidentale e società italiana. Ci sono grandi difficoltà che stiamo affrontando. Il problema è che tanti sono ormai bacati da un sacco di stimoli, dalla pubblicità, dai social, eccetera, quindi non se ne rendono conto. Il problema è che se esci un attimo da quell'illusione lì e vedi la realtà esternamente, se ti togli e guardi, vedi veramente del disagio. Chitarra disagio, però qui troviamo un disagio positivo, cioè questo è disagio evidentemente. Nel 2024 scrivere a penna su un quaderno una tablatura di un pezzo di Guns probabilmente è disagio, è il disagio che intendo io, che è un disagio positivo, perché l'evoluzione passa sempre attraverso il disagio, sempre. Il disagio che cos'è? È una cosa funzionale che ti arriva da dentro per farti prendere la strada giusta, il sentiero giusto. Quindi, ma il disagio, quello della società, è un altro tipo di disagio evidentemente. Bisognerebbe stilare un manifesto, tipo il manifesto futurista di Marinetti, no? Un manifesto che dia delle linee guida per un'umanità di rigetto e di vomito verso un certo andazzo di un certo tipo di società e di sviluppo economico in particolare che stiamo vivendo, che
che poi è tutto lì, è tutto collegato a quello, e che quindi rigetta e rigurgita, vomita fuori questo tipo di sviluppo che, volenti o nolenti, ci viene imposto dall'economia, dai soldi fondamentalmente, perché tutto ruota intorno a quello, e che quindi però rigurgita, ma si autoricostruisce attraverso alcuni piccoli accorgimenti, tra cui uno di quelli potrebbe essere il quaderno degli appunti dei filosofi greci, che ora non mi ricordo nemmeno come lo chiamavano. Ma è qui per chiudere il cerchio, quindi questo sicuramente è un antidoto al malessere che molti provano. Malessere psichico e anche fisico, perché le cose sono collegate, che molti provano. Quindi siete voi in un certo senso che mi spingete a fare questo. A me non interessa, cioè io i miei quaderni degli appunti l'ho sempre fatti, ancora prima che esistesse YouTube, evidentemente. Però, visto che mi state dando anche questo valore, ecco, allora io vi propongo questo tipo di attività. Quindi chi lo volesse ricevere la pagina di Soulfine, magari un'altra pagina bonus, può scrivere una mail a chitarrazzia@gmail.com. Può essere un impulso, una spinta, può essere uno sviluppo anche di progetti futuri. Ecco, è una cosa nuova sicuramente questa. Nessuno vi propone quaderni degli appunti. Quindi io potrei proporvi magliette, potrei proporvi cappellini, potrei proporvi, che ne so, la camicia a quadri con scritto chitarra e disagio, ma sarebbe abbastanza banale. Vi propongo un quaderno per gli appunti. Per adesso una pagina, due pagine, magari potrebbe diventare anche un quaderno degli appunti, con brani, con poesie, con fotografie, con immagini, immagini sia scritte a parole che proprio in immagini vere e proprie, o immagini in musica, quindi come anche antidoto al malessere che affligge molti membri di questa società moderna. Fatemi sapere, vediamo se c'è un riscontro. Intanto, nel frattempo, vi dico sayonara e vi saluto. Ci vediamo in un prossimo video, o magari ci becchiamo su per i monti, che ne so. Stamattina è stato per More. Per More mi sono graffiato tutto. Ah! Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.